Tra poche ore, fratelli e sorelle, entreremo dentro il giorno santo del perdono, un fatto, un accadimento, un evento che la misericordia di Dio ha pensato per noi, per la nostra vita, la Pasqua, continuamente resa presente nella celebrazione dell'Eucaristia e di tutti i sacramenti, l'opportunità concreta di prendere la nostra vita ed immergerla dentro il mistero pasquale perché possa assorbirne forza, perché l'opera della redenzione possa essere compiuta in noi. Un fatto che ci raggiunge. Noi ci stiamo preparando ad entrare dentro questo giorno santo. Lo stiamo facendo pensando questo giorno appunto come la Pasqua resa presente per noi e quindi lasciandoci guidare da come la Chiesa sempre si prepara alla Pasqua annuale nel mistero del Giovedì Santo, del Venerdì e del Sabato. E così abbiamo contemplato con Francesco Morente la dolcezza d'amore del pane spezzato, del gesto della lavanda dei piedi. E così, insieme a Francesco, abbiamo riconosciuto di fronte alla tentazione, o almeno, Signore, così vorremmo imparare a fare, abbiamo riconosciuto di fronte alla tentazione che per noi è inestimabilmente meglio conoscere la passione di Gesù Cristo piuttosto che cedere alle lusinghe del diavolo. E con Francesco abbiamo, spero ciascuno di noi abbia provato a compiere un gesto, quasi a voler scuotere tutta la nostra persona, il nostro stesso corpo, così come Francesco si è gettato nelle spine. Questa sera vogliamo lasciarci illuminare da quella tenebra fitta che è il Sabato Santo, cioè dal mistero della discesa agli inferi del Signore. Dai, un luogo più lontano da Dio, cioè il luogo dove è raccolto tutto ciò che si oppone al Padre. Il Figlio, in questa sua discesa vertiginosa verso di noi, dopo aver compiuto quel salto che lo ha portato ad assumere la nostra carne, al farsi carne nel grembo della Vergine, dopo aver sperimentato nel suo corpo ogni nostro dolore, avendo assorbito nella sua carne benedetta tutta la nostra maledizione, ha voluto arrivare là dove è raccolto tutto ciò che si oppone all'amore del Padre, negli inferi. Fin là la discesa è stata vertiginosa. Il suo intento è chiaro, è la salvezza, per questo lui è venuto, non per giudicare il mondo ma per salvarlo. Vuole svuotare gli inferi, ha svuotato gli inferi. Accade che il Figlio di Dio abita il luogo più lontano da Dio. E in questo stesso fatto accade che anche quel luogo diventa il luogo della sua presenza. Noi non avremmo mai potuto immaginarlo.
Lui ha voluto scendere fino agli inferi per questo, per raccogliere tutto, lavarlo nella sua offerta, presentarlo al Padre. Vedi il movimento qual è? Non è un Dio che dall'alto guarda verso di noi, precipitati nel baratro del nostro peccato, e in qualche modo ci invita a salire, magari lasciando scendere la scaletta dei comandamenti sui quali noi arranchiamo a fatica. Non è questo il movimento. Sì, certo, il Signore ci ha dato le 10 parole che sono la condizione che ci permette di stare dentro l'alleanza, ma l'alleanza è un'offerta che parte da Lui e il movimento è un movimento a scendere. Ci ha raggiunto, è venuto a vedere e a sperimentare, a sentire come si sta a questa distanza da Lui. Ci incartiamo nel pensiero e nella parola stessa, ma questo è il mistero d'amore. Il Verbo eterno ha voluto raggiungerci. Non c'è un luogo che possa essere così lontano da Dio da non permettergli di visitarlo. Non c'è. Questo ci proclama il mistero della sua discesa agli inferi. Non c'è luogo che sia così distante che non gli permetta di raggiungerlo. Pensa a dove ti trovi in questo momento, è perché noi ci prepariamo a celebrare il perdono di quest'anno, di questo istante della nostra vita. Pensa dove ti trovi. Non potrà mai essere un luogo così lontano da Lui da impedirgli di raggiungerti in questa festa del perdono. E allora noi vogliamo questa sera sentire questo suo desiderio che si è realizzato per tutti nella sua discesa agli inferi, ma che continua a realizzarsi ogni volta che dentro la nostra vita, a motivo del nostro peccato, si aprono gli inferi. Perché che cos'è il peccato se non un'esperienza di morte della nostra relazione con Dio, con i fratelli, con noi stessi? Ogni volta che il peccato apre gli inferi dentro la nostra vita, noi siamo certi che il Signore vuole visitare quel luogo per tirarci fuori da quel luogo. Come ci raggiunge? Ci raggiunge con la sua misericordia. C'è una parola illuminante di Giovanni Paolo II che descrive nella Dives in Misericordia che cos'è la misericordia. Dice San Giovanni Paolo II: il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico, materiale. La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando rivaluta, promuove e trae il bene
da tutte le forme di male esistenti nel mondo e nell'uomo. Così intesa, essa costituisce il contenuto fondamentale del messaggio messianico di Cristo e la forza costitutiva della sua missione. Non solo uno sguardo compassionevole su di noi, ma è un'azione che Lui compie in noi, rivalutando, promuovendo, traendo il bene da tutte le forme di male esistenti in noi. Senti cosa vuol fare la festa del perdono? Vuole rivalutare, promuovere, trarre il bene dal male che è in noi. Una rigenerazione. Senti la potenza del suo amore, dal quale, ci ha detto Paolo, nulla ci può separare. Nessuna distanza è per lui incolmabile, anche quella che il tuo peccato ti fa pensare non possa essere colmata, in realtà il Signore già l'ha colmata nella sua Pasqua. E che cosa ci può separare da Lui? Noi siamo stati chiamati all'esistenza dall'amore di Dio, noi siamo vivi nel suo amore, è il suo amore che ci ha chiamato all'esistenza e siamo nelle sue mani, e quando a motivo del nostro peccato ci svincoliamo da Lui, Lui fa di tutto per raggiungerci con la sua misericordia e così rivalutare, promuovere, trarre il bene dal male del nostro peccato. L'amore è più forte. Tutto questo per noi non è semplicemente un pensiero, un desiderio, una vaga speranza. È un fatto che ci raggiunge ogni volta che ci accostiamo ai sacramenti, al sacramento della riconciliazione. E in questo giorno santo del perdono che sta davanti a noi, al sacramento della riconciliazione che ci apre anche quella sovrabbondanza di grazia che è l'indulgenza per noi. Una sovrabbondanza d'amore, amore nell'amore, amore nell'amore. Non è quindi semplicemente un anelito il nostro, è la possibilità di essere raggiunti dalla sua misericordia che opera in noi questa rigenerazione. Hai sentito il Celano cosa dice di Francesco? Lui cercava luoghi dove poter rivolgere la sua supplica al Padre. Questo è un luogo, il luogo, il luogo dove Francesco ha voluto portare a compimento la sua esistenza dopo aver cominciato qui il cammino di grazia. Sentiva Francesco nel cuore il peso del suo peccato. Sai perché lo sentiva? Sempre e sempre questione d'amore. Perché noi a volte nemmeno avvertiamo questo peso? È questione d'amore. È l'amore che dà serietà a tutte le cose. E come abbiamo ascoltato dal racconto del biografo, rimase a lungo invocando con timore e tremore il dominatore di tutta la terra, ripensando con amarezza gli anni passati in malamente e ripetendo
O Dio, sii propizio a me peccatore. Lo possiamo dire anche noi insieme. O Dio, sii propizio a me peccatore. O Dio, sii propizio a me peccatore. Chissà con quale intensità e desiderio, bisogno di perdono, Francesco ha detto queste parole. Ed è qui che Francesco fa l'esperienza del perdono. A poco, dice il biografo, si sentì inondare nell'intimo del cuore di ineffabile letizia e immensa dolcezza. Hai sentito come descrive questo intervento della grazia? Dice che Francesco ha avuto la certezza di essere stato perdonato da Dio. La certezza di essere perdonato di tutte le sue colpe. In Francesco nasce tutto da questa esperienza. Il nostro peccato che infrange la relazione con Dio, con i fratelli e con il creato, come ci ha ricordato Papa Francesco nella Laudato Si, viene qui cancellato e Francesco recupera la piena relazione con Dio, con i fratelli, con il creato. Tutto nasce da questo cuore riconciliato, la certezza di essere stato perdonato. E noi come vogliamo, Signore benedetto, aiutaci tu, ma come vogliamo entrare dentro questo giorno santo del perdono? Con quale invocazione? Con quale certezza del fatto che Lui ovunque noi siamo ci raggiunge? Non si spaventa della distanza, non si è spaventato degli inferi. Ovunque tu sia, la certezza di questo suo desiderio di raggiungerci con la sua misericordia per rivalutare, promuovere, trarre il bene dal nostro male. Come vogliamo entrare dentro questo giorno santo se non con questa invocazione? O Dio, sii propizio a me peccatore, per permettere a Lui di usarci misericordia e di inondarci il cuore di quella gioia profonda che viene solo dalla certezza di essere pienamente riconciliati con Lui, tutte le nostre colpe perdonate. Senti che da qui nasce la vita nuova. Ci è stato donato nel battesimo il perdono dei peccati, ci viene continuamente rinnovata quella grazia, quella del battesimo, dalla celebrazione del sacramento della riconciliazione, dalla comunione al corpo di Cristo, continuamente rinnovata da questo dono straordinario che è l'indulgenza della porziuncola, piccolo luogo che contiene in sé la potenza della Pasqua, perché così è piaciuto a Lui. Come tutto l'universo, lo sappiamo, ma a Lui è piaciuto venirci incontro sempre con la stessa logica, non cambia logica, quella della piccolezza, del farsi piccolo, piccola porzione di pane, piccolo luogo nel quale Francesco per noi ha implorato come dono la possibilità per noi, pensava a noi, di poter fare la sua stessa esperienza, cioè saperci e sentirci perdonati da tutte le nostre colpe.
Il Signore, per l'intercessione della Vergine Maria e del Serafico Padre Francesco, ce lo conceda.